Altro pack, vediamo un po' cosa c'è. Oh, non ha un... non ha il viso. No. Ma come? Ma no. Ehi. Hey. Qui davanti a me ho 6 buste di figures di Yu-Gi-Oh! Minifigures che sono uscite relativamente poco tempo fa e è una nuova collezione. Comunque, se non lo sapete, Yu-Gi-Oh! Sta rivivendo una piccola fiamma qui in Italia e il gioco di carte non si è mai fermato veramente, sta andando sempre più forte e il manga ha ricevuto una nuova edizione. Un'edizione completa con testi rivisti e con nomi delle carte più accurati, quindi magari... Se vi interessa tuffarvi nel mondo di Yu-Gi-Oh! Dateci un'occhiata. Ma oggi apriamo questi 6 pacchetti di minifigures. Ho fatto una storia anche su Instagram. Contengono. Ognuno di questi pack contiene una di queste figures. Collezionale tutte. Abbiamo il Mago Nero, Exodia, Yugi. Yami Yugi. Il Drago Bianco Ki Blue, Sagi, Clown Oscuro, Jinzo, Joy Wheeler. O se preferite l'edizione giapponese Jonouchi Kazuya. Il Drago Nero, Kaiba e il Teschio Evocato, che è quello che voglio trovare oggi. Mi andrà di culo? Mi andrà male? Probabilmente sì, ma cominciamo l'apertura di questi pack. Let's go con il primo! Non ho intenzione di conservare minimamente la busta, quindi... Eccolo qui. Però si è contenuta bene... E abbiamo Sagi Clown Oscuro, guardalo che bellino! Contenuto in questo involucro di plastica da buttare in mare per far soffocare i delfini, che bello! Lo mettiamo qui, ok, dunque sono... non è PVC, oddio sì, oddio, sembrerebbe PVC ma non è PVC. Sagi può ruotare sull'asse, quindi lo mettiamo dritto così. Bellino. Dai, il dettaglio è buono. Non è male. Ok, ci sta, anche i colori non sono troppo sbavati. Ok, promosso. Qui. Uia. Altro pack, vediamo un po' cosa c'è. Oh, il mago nero non ha un... non ha il viso. No. Ma come? Ma no. Ma è fallato. Ma non è... ma no, ma guarda. Il mago nero senza viso, senza colori, senza niente. Come quando mi è uscito Charizard tedesco dal pacchetto italiano. Io boh. Si è offeso perché ho detto che volevo trovare Teschio Evocato e lui si è offeso giustamente. Vabbè, andiamo con questi altri. Io mi devo incazzare. Un altro mago nero uguale a quell'altro senza solo il colore viola. Nient'altro. Anche basta ora, eh. Se devi uscire, esci a colori. Quarto pacchetto. Oh, il mio personaggio preferito dopo Teschio Evocato. Joy Wheeler. Guarda lo Fiero. Grande. Su di lui ci sono molti meme divertenti, però è carina come figure. Ci sta, dai. Vicino a Mago Nero slavato. Oh, ciao, non c'è più la forza. Oh. Ush, Seto Kaiba! Direttamente da Kaiba Land. Ok, carino. Ma il dual disc... Oh, il dual disc anche ai dettagli. Bene, bene, bene. La carta no, la carta è semplicemente marrone. Grande Kaiba. Qua vicino a Sagi Clown Oscuro, che è roba tua. E ora, ultimo pack, io vorrei semplicemente trovare Teschio Evocato, ma non voglio rovinarmelo se poi è veramente il teschio. No, no, ho visto cos'è. Mi dà riflesso maledetto. Da! Ora, tralasciando Teschio Evocato e quant'altro, ma due maghi neri. Due fregature. Perché? Perché c'era bisogno di fare questo mago nero? Posso capire che magari uno con un difetto di fabbrica, no? Esce con un solo colore, tutto quanto. Ok, va bene, ci può stare. Ma due addirittura. È un problema grave.
Che dire, io ora andrò a fare causa alla Konami, che non c'entra niente, ma comunque doveva supervisionare il progetto. Il mago nero è come dovrebbe apparire, ma non appare così. E niente, allora ci accontentiamo di due maghi neri slavati, due saghi clown oscuro e Seto Kai by Jay Wheeler. Bene, per questo video è tutto, ci vediamo più tardi con Omori. Bye bye.